Siamo presso la Tiber, un nuovo birrificio che nasce a Ostia. Francesco Amato è la persona che si occupa di questa nuova iniziativa che nasce in un momento di grande crisi e quindi si tratta di una scommessa sul presente ma anche sul futuro. Soprattutto sul futuro. Esatto, la Tiber nasce con il progetto di voler aprire un brew pub qui nella zona di Ostia del decimo municipio, soprattutto abbracciando quello che è il mercato romano. Solamente che poi si ritrova tra capo e collo questo coronavirus che gli blocca la possibilità di fare la spillatura al banco e di realizzare quello che era il 90% dell'idea iniziale. Quindi con un po' di fantasia e di impegno ci siamo rabbattati, come si dice, e ci siamo buttati sul delivery. C'è stata una buona risposta, insomma, non ci aspettavamo tante chiamate, tanti ordini. E vediamo che il pubblico, i clienti, cioè il pubblico sta rispondendo abbastanza bene a questa iniziativa. Per ora ci muoviamo sul territorio Ostia, Casalpalocco, Axa, Infernetto, però puntiamo anche ad arrivare all'ambiente romano, insomma. Quindi consegne a domicilio per ora fino a che rimarrà questo provvedimento, esatto, di confinamento a casa. Consegne a domicilio e vendita in loco, sempre in bottiglia, non mescita, ma solamente la bottiglia, appunto, quindi una specie di shop. Un negozietto interno. Ecco, è un'attività che si lega poi all'attività agricola, se vogliamo. Sì, sì, assolutamente. Il birrificio artigianale prevede che tutta la selezione delle materie prime, che è fondamentale alla nascita del prodotto, che i nostri, tra virgolette, grandi rivali industriali non si possono permettere, diciamo, questo lusso, ed è quello che ci differenzia dalle più classiche e conosciute birre. Quindi il nostro core business attualmente, che è quella la cosa importante che vogliamo comunicare, è che noi abbiamo il nostro orzo in coltivazione, cioè la birra che noi produciamo è prodotta dai nostri orzi che vengono maltati presso terzi, però quei terzi poi ci ridanno tutto il lotto intero del nostro orzo maltato. Quindi gli orzi, i malti, sono del territorio ostiense, sono del territorio romano, quindi la birra è totalmente nostra. Quando cesserà questo confinamento domiciliare, voi sarete pronti anche per accogliere il pubblico? Sì, certamente, certamente. Era quello che era la nostra idea principale, creare una nuova struttura, creare un nuovo posto, un nuovo punto d'aggregazione, che ora è diventato una specie di parolaccia dire punto d'aggregazione, però noi volevamo creare un nuovo punto d'aggregazione proprio perché nel territorio l'offerta, almeno quello che vivo io da ragazzo, sta molto calando. Allora volevamo rilanciare tutto quello che era il mondo agricolo, quello che era il tornare ai vecchi valori delle lavorazioni, la semplicità delle lavorazioni, la manualità, l'artigianalità che si sta perdendo, facendo vedere ai ragazzi: guardate, anche noi siamo giovani, però se credete in un progetto, se volete andare avanti, se credete in un sogno, potete realizzarlo.